Non stupisce che tutti i popoli del mondo abbiano divinizzato l'acqua, abbiano associato la pioggia, quindi l'acqua dolce, alla fertilità e le abbiano dato delle sembianze umane femminili. Le sorgenti sono sacre perché sono passaggi tra un mondo nascosto, sotterraneo, e un mondo manifesto, che è il mondo emerso. Gli archetipi funzionano se hanno una certa continuità, cioè se non vengono superati dalla storia. E come vedremo, le sirene e la figura della donna acquatica è sicuramente ancora molto attuale. Ragionare sulla necessità di un rapporto libero e gratuito ed elettivo con l'acqua, e quindi non di mercificazione dell'acqua. Sono tutte divinità del Medio Oriente che hanno delle caratteristiche comuni, e cioè la personificazione della bellezza, dell'amore e la loro acquaticità e il loro rapporto con gli animali. La serata di questa sera si intitola Sequana perché una di queste divinità non è invece medio orientale, ma è celtica, è gallo-romana. Gli oggetti che sono stati trovati sono di questo tipo: sono dei piccoli occhi o delle piccole gambe di bronzo o dei piccoli fegati umani, e quindi si capisce che alle sorgenti della Senna andavano le persone a bagnarsi, un po' come qui a Comano, e a bere l'acqua curativa per guarire. Era praticamente la Lourdes pre-cristiana, rappresentata in molti modi, e di nuovo torna questa figura mitica che vive sott'acqua in città meravigliose, e con il motivo ricorrente della sua pericolosità, perché chi la sposa, chi si accoppia con questa donna, rischia la vita, cioè rischia di non tornare. Gli schiavi africani vengono portati nel nuovo, deportati nel Nuovo Mondo, e nel Nuovo Mondo cosiddetto si ritrova una divinità acquatica che si chiama Iemanjá. L'anziana, i capelli grigi, lunghi, che miracolosamente diventa una ragazza per il solo fatto di bagnarsi in queste acque. Di più, la fontana di giovinezza è un posto dove si entra con un bastone e si esce saltellando.